Ciao a tutti Toretti e benvenuti in questo primo episodio della serie United Italian YouTubers, una serie che verrà portata ogni 2 settimane circa. Comunque una serie in cui ci saranno gli YouTuber un po' più famosi, diciamo, nell'ambito di farming in Italia e andremo a divertirci sulla Sonovca, come potete vedere, e lo scopo è quello di darvi un messaggio positivo di una comunità, almeno tra noi YouTuber, abbastanza unita. Io vi lascio al video, breve intro e poi si parte col video. Ecco, vi avviso anche che durerà un po' più del solito, dato che abbiamo registrato un sacco. Ciao a tutti ragazzi di Iron Farmer, vi do il benvenuto in questa nuova serie che stiamo appunto per lanciare insieme a tutti i miei compagni d'avventura che potete vedere qui presenti. Questa serie nasce da un'idea che mi è stata data anche l'anno scorso, a dire il vero, da molti di voi e dai, 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 mi sono deciso. Ho lanciato l'idea, inizialmente ha preso poco piede, poi alla fine mi sono ritrovato a Leiva di Bologna con un certo Alex Farber, che non conosco molto bene sinceramente, ma chissà chi è, una a caso della Sardegna. E lui mi ha detto: ma cavolo, guarda, non me ne ero accorto, non l'avevo letto qua e là, è una buona idea, stiamoci sotto, cerchiamo di realizzarla. E finalmente questa benedetta serie è stata realizzata. Ho fatto il nome a caso di Alex Farmer perché era la prima persona che volevo ringraziare in quanto ha messo a disposizione sia il TS, che è, per chi non lo conosce, il programma che utilizziamo per comunicare in tempo reale durante la partita, e mette anche a disposizione il server in modo da poter registrare tutti quanti nella maniera più fluida possibile. Quindi un grazie ad Alex. Ma grazie a voi, ci mancherebbe, ragazzi. È sempre un piacere avervi qui. Ok, allora, visto che è la prima puntata, ci presentiamo un attimo. Quindi Alex, l'abbiamo appena sentito e quindi si è praticamente già presentato. Infatti, ciao ragazzi. Quindi ti ringrazio nuovamente per aver accettato di partecipare a questo progetto. Mentre procedendo dopo Alex, abbiamo qui chi abbiamo? XDruid88, eccolo qua. Eccolo qua, se volete dire qualcosa interrompetemi pure, se volete dare la vostra, come dire, volete dare la vostra idea, la vostra opinione, 2 parole su quel che è il progetto. Proseguendo abbiamo qua il nostro amico famosissimo, Agromoderni. famosissimo Agromoderni, forse uno dei più, come dire, non vorrei dire più vecchi perché in realtà è molto più giovane di In me, non realtà di me. sono giovanissimo, però Esatto. purtroppo posso dire di aver tanta esperienza. Diciamo che hai esperienza su YouTube per quanto riguarda farming. Eh sì, già da Poi un bel po'. abbiamo un altro big qua alla mia destra. Ecco, Ciao a tutti ragazzi, sono Creed. qua abbiamo anche il nostro Creed, che è un altro che ho conosciuto tardi, sinceramente, però meno male che me l'ha fatto conoscere perché ho visto che spacca di brutto, quindi Ringrazio per grazie avermi mille. chiamato comunque. Grazie a voi, sia ad Agromoderni che non l'ho ringraziato, e sia a te Creed, che anche tu hai accettato di partecipare al progetto. E poi abbiamo uno che non ho mai visto in vita mia, non ho idea di chi sia. Non so, neanche io non ti ho mai visto. Non mi hai mai visto, ma piacere, sono Iron, piacere. Mandatelo via, no? Mandatelo via. Vabbè ragazzi, allora io direi di non perdere troppo tempo, partiamo in Sì. quarta e iniziamo a fare qualcosa. E diamoci uno sguardo in giro allora. Ho preparato il salvataggio, ragazzi. Intanto, ognuno di noi, è libero di registrare come e dove vuole. Poi magari durante la carriera vi spieghiamo un attimino come gestiamo la partita. Dentro Reddy che ti metto sotto. No! Iron, Spero che stiamo se ti andando senza serve un qualche cavo. Ah, rimorchietto. qua. Qua. Ovviamente il distruttore del gruppo serviva, quindi Sì. prontamente ce l'abbiamo. Red, sei già passato di grado praticamente. Perché? Tutore No, ufficiale della serie. sei tu il distruttore, non io. No, io no, io Sì, no. sì. Il Dextraction. Creed, vai tu con Iron? Sì. Ok, Agro allora dovremmo essere sulla Ok. strada giusta. In teoria sì. Druido, cosa facciamo noi? Adesso Io e vediamo. te cosa facciamo? Ci ribaltiamo tutto il tempo? No, no, dai. Quant'è che viaggi? 10? Ok. sì, 9-10. Pensavo Alex col fast track e Quindi qua 10. ragazzi 9 e niente 10 col fast e track. 3. Dopo viaggio. Pareva un po' strano. Allora, questo dove lo Iron, hai appoggiamo? preso anche il carro per raccogliere le balle?
No, ha preso il carro funebre, ha preso. Sì, il carro funebre. Sì, ho preso l'imbaratrice tonda. Ok. E l'autocaricante per le bale tonde. Allora lo troverò, prima o poi. Okay. Ecco, adesso gira tutta la puntata in cerca del... Perché non mi alza la barra? Perché devo fare così, ecco. Dove diavolo è il carro? Ma allora di rimorchi ne ho presi due, eh. Uno ho preso lo Yoskin e ho preso l'Agroliner che è adesso Creed. Aspetta che sto dando una botta a Red che detto aspetta così, aspetta, no? Mi tolgo aspetta faccio provato. Ok, ma là ci sono Alex. Ok, okay. Andiamo. Fai a strada, farci tu decidi dove vabbè andare. Ci facciamo quello dietro di noi, no? Vabbè, facciamo una manovra diversiva. È fatto. Voi così non avete visto niente, ragazzi. Guardati che botti. Cioè, siamo da 10 minuti che stiamo girando, yeah. Non sappiamo cosa fare. Sto facendo un casino. No. Rischio. Vai, partiamo da qua, Gru. Voilà. Dobbiamo chiamarla la serie delle guide turistiche. Esatto. E esatto, ci mettiamo lì. La serie turistica. Abbiamo deciso di partire già con un bel po' di mezzi, in modo... che se vogliamo fare legna facciamo legna, se vogliamo trebbiare trebbiamo, possiamo già partire ad animali, possiamo fare tutto quello che vogliamo. Lo scopo di questa serie è quello di passare un po' di tempo insieme, di divertirci un po' insieme. Come abbiamo deciso di registrare? Abbiamo deciso che ognuno di noi registra la puntata per intero, quindi nella realtà dei fatti non esiste un vero e proprio dietro le quinte e un vero e proprio momento registrazione, quindi ognuno di noi registra tutta la puntata e poi sceglie quali spezzoni montare sul proprio video e quindi sostanzialmente seppur simili ogni canale avrà a parte la prima puntata che adesso stiamo presentando un po' la serie, ma a parte la prima puntata ogni canale avrà diciamo la sua personalizzazione della puntata stessa, ecco. Non so se mi sono spiegato, ma sì, ah, penso di sì. Poi se non hanno capito glielo rispieghiamo un'altra volta. Sì, non c'è problema. Tanto ci sono sempre quei due o tre nei commenti che non ho capito. No, oppure quelli scusa, ma che titolo le avete dato alla serie? Magari non le a me ultimamente capitano quelli che ma la serie si chiama United Farmers, ma questo è Farming Simulator, come mai c'è questo titolo? Ultimamente un botto, non riescono, credono che siano giochi diversi, io non lo so come mai. Cattle and Crops. Ma credo... anche uno scontro. Credo siano tutti nuovi. Scusa Red, non l'ho fatto apposta. Ma qua l'aspo ce l'ho su, ce l'ho... Aspetta che vado a prendere un caricatore, poi vedi. Magro, ma tu vai a 10? Io sto sparando al massimo, in realtà però no, già... 9. Ah, eccolo qua. Si a 9. Ma io metto a 10 e mi va più veloce. Boo. Vabbè, ci sarà un micro lag. Ma è un po' anche la pendenza, perché vedo che ogni tanto sale a 10, poi scende. Tu Red stai imballando, sì. Sì. No, perché okay. non vedo neanche la balla ancora. Cioè, sì, tentiamo di fare i professionali. Sono io che ne sto raccogliendo tutte. Dai. Allora. Ah, sei embriaco? Aspetta, sono pieno. Siamo i professional. Ah, lol. A parte che vedo una resa molto bassa, ma... bassissima. Sì. Non ci ho neanche fatto caso, ma a che livello... Ma sono a che fertilizzati? Stadio... Appunto. Mi sa di no, Cioè, io li ho comprati così com'erano, non è che sono stato... No, allora, se sono di default non sono fertilizzati. Ah, ecco perché non rendono... No. Quando inizi la carriera non sono fertilizzati, purtroppo. Ecco vabbè, dai, ci metteremo di impegno poi per i prossimi. Ah, ma allora ne hai fatte di balle, ne vedo già 6. Ah, boh, allora un ballista, abbiamo già raccolte tutte. Sì, non sono un ballista. Ma non faccio già tempo a aprire il portellone dietro, che questo hai visto? Mi tira su anche la quadrice questo. Colpiato sul collo a Red io. Ma c'è l'autocaricante o lo stai caricando con la... No, l'autocaricante. Vabbè, abbiamo druido a caricare le balle, figurati, tira su trattore tutto Luigi. Che fulminati. Più che altro la vedo dura a scaricare. Comunque da buon amante del realismo, a volte tiro su la barra, a volte no, cioè vado un po' così. Qui a fine campo un casino con i mezzi. Guarda che casino, aia, boom. No, scusa, credo. Niente.
Comunque abbiamo sbagliato, ragazzi. Sta serie qua dovevamo registrarla sulla sulla Old Stream, che quella sì che è una mappa grossa. Sì. Che ci permette. E ogni 3x2 incastrati su sulle case, sugli alberi. Praticamente sì. Pensa tutti a fare lavori sullo stesso campo, non ti giri neanche. Dove sarà Alex? Andiamo un po' a trovarlo, va. No, stai lontano. Dai, ti vedo arrivare. Vai a trovarlo, vai a trovarlo. Io ho il terrore di quello, ragazzi. Ma poi scusami, ma dove stai andando con quelle balle in giro? Me le sto portando a spasso. Oh, guarda te, per trebbiare da dentro che ho perso il pezzo. Sto facendo tutto il giro, no? Per non rovinare il raccolto. Sì. Aspetta, che riprendo il pezzettino. Guarda. Sì, sì. No, non vi faccio niente, ragazzi, ci mancherebbe. Ma secondo me va in giro agro, con le balle, se però, si mette dietro in chioda di botto. No. Tu ricordati che bravi, come lavorano bene. C'è Fastra che pianta se una sgommata. Se si mette dietro, fate attenzione a voi a non inchiodare di botto, perché non vorrei mai che andasse troppo, ecco. È innocuo. Come sei messo con le balle, Red? Aspetta. Bene. Stiamo attenti a non rovinare raccolte, sennò Iron ci pesta, eh. Eh sì, sì, subito. Oh, ce l'hai grossa. No, c'ho quel fungo band lì che ho paura che... Non dirlo, Alex. Che poi, Agro, stavo dicendo, perché non fa l'andana di paglia? Invece stiamo facendo la soia. Anch'io all'inizio ho tentato in qualche modo di farle andare, poi mi sono accorto che era soia. Noi siamo pro, ragazzi. Sì, infatti. Vogliamo fare i seri con mille manovre a fondo campo, ma... Oh, c'è una balla. Guarda che spettacolo. Oh, sono pieno. No, ma voi di là siete sempre a frumento? No, soia. No, stiamo facendo soia. Ah, di là è soia. Ah, ok. Mm-hmm. Quindi produce ancora meno. Che miseria, mentre guardo Iron mi sono sfasciato con Doc Creed. Mi scusi. Scusa me. Comunque avete fatto bene a raccogliere la poverina là la soia. Adesso esco, basta. Che pericolosi. Adesso te lo giuro che vado a prendere il Manitou, Red, eh? No. C'è anche il Manitou? Lo vedo lì in fondo. Sì, sì. Manitou o Manu lui? O Manio io? Sei pieno, Red? Sì. Aspetta. Dai, dammi l'ultima balla che me ne vado a scaricare. Vai, ciao, grazie. Cos'è che gli hai chiesto se è fieno? Eh? Gli hai chiesto se è fieno? Sì. Ma guarda che paglia, non è fieno. Sì. No, se è pieno. Vabbè, dai, frumento poco, ma di balle ne sono uscito. Di balle sì, ho visto. Secondo carico. Comunque però... è uno spettacolo giocare. Dove sul sto 17 andando, lo so senza solo io. Allagare. Sì, veramente, non ho perso un ragazzi, è di notte poi, spettacolo assoluto. Fantastico. Dove sto andando? Vabbè, vorrà dire che mi regalerai un server anche a me, Alex, no? Vabbè, la gallina dalle uova d'oro. No, guarda, se vuoi ti posso fare uno sconto sull'acquisto. Che dai, basta. Va bene, dai. Cosa fai? Spammi? No, non sto dicendo niente. Alzo le mani. Sapete com'è, i sardi sono ricchi, ragazzi. Ma sì. Ricchio. Attento allora. Ah, ecco perché voi siete gli esperti del pecorino, perché siete ricchi. Ah. Siamo esperti di... lo so, immaginavo io. No, vi prego, non cadete, no, ok. Comunque, noi forse nel 2024 saremo ancora qui a trebbiare. ma guarda, forse avremo raggiunto metà carro. Dai, siamo al 50%. No? Veramente, io... Dai, che venga a farti compagnia io, Alex, adesso. Adesso, ragazzi, vi dico quanto abbiamo sul carro. 7.006. Pappa Madonna. Cos'è che avete voi? Siamo da due ore che stiamo girando. Orzo frumento.
Soia. Soia. Ah, vabbè, allora, logico. I primi raccolti non fruttano, i primi raccolti. Vabbè, ma la soia, anche se la fertilizzi tre volte, non sì, rende non veramente rende, niente. Rende. Vabbè, diciamo no, che vabbè. Poi venite ad aiutarci qua, no? Sì, sì, adesso passo di là. Vabbè, magari non rende tantissimo la soia, però se la fertilizzi tre volte rende di più comunque. Beh sì, un pochino di più rende per forza. Poi comunque il suo valore in vendita. Porto tutto in farm, giusto? Guarda. Ma... Sì, ma infatti guarda. Cosa facciamo? Portiamo tutto in farm? Guarda, aiuto. No. Scusate, ecco, grazie. Dai. Oh, sto delinquente mi tira su. Invece c'è qualcosina, eh. Cosa ci abbiamo, Creed, nel magazzino? 11.000 di frum... Più o meno tutto su intorno 11.000 o 13.000. Mm. Ok. Sto impazzendo con i tasti qua. Sì, okay, scarico poi nel silos. A sto punto, Creed, puoi andare a scaricare perché adesso vado... Sì, sì. Cioè, metti la copertura. Bravo. Comunque è bello vedere il... Siamo youtuber uniti in Farming Simulator, porca paletta. Non per niente ci chiamiamo United. No. Scusa, Mi capizza e fichi qua. Mamma allora, mia. Vediamo. Cosa ci inventiamo adesso? Mi serve un voto pieno. Guarda che è qui da me, guarda. Ora, 15 dove c'è il Lenken, in quello l'aratro grande. Ok. Ok, 5 allora. Pronto. Dove li parcheggiamo, Creed? No, qui non c'è più spazio. Ma io direi nei capanni soia... quelli dove c'è la trebbia. Okay. C'è aspetta. Ancora soia 5, quasi quasi io... No, aspetta, però Iron dove la mette la trebbia? La mette di fianco a quella che okay. sta usando agro. Sì, sì. E noi li mettiamo qua, va? Ecco, in questo. Ah, c'è anche il salmento, no. Sì, ho detto facciamo un trattore per marca, dai. Visto che di same ce n'è solo uno, ho dovuto mettere per forza quello, quindi. Allora, cosa ci inventiamo? Ma vediamo un po'. Uno può venire a imballare l'erba. Se vuoi ti raggiungo. Ma sfalciare ci bisogna di sfalciarne ancora o sì, semmai sì, i campetti quelli di fianco al 18, io ne ho fatto uno solo, ho fatto aspetta che guardo la mappa per... parte nord. Guarda, faccio l'alternativo, mi vado a prendere l'altra, faccio condizionatrice. Tac. Bella quella, a me è piaciuta un sacco quella lì. Ma sai che io non l'ho ancora provata, adesso me la scopro. Vai, ma vai, sai vai, che vai. Adesso io finisco nel fiume. Ma scusate, ma se io vengo col... C'è un caricatore frontale con le forche? Sì, c'è sul... C'è... Fend. Bello. Ragazzi, voglio vedere caricare balloni. Le balle. Vai, vai. Che campo c'è sei? C'è anche il pianale, quindi. C'è anche il pianarino. Ottimo, quindi. Ottimo. Allora, c'è il fend con le forche, ma le forche sono per la legna. Sì, però se tu cambi il trattore... Ho preso 4 caricatori frontali, per quindi... Ok. Ah no, tu vuoi la forca per le balle, giustamente. Sì. Sì, sì, allora sì. È da comprare, non c'è. Ok, allora la compriamo. Ah, ma l'altra trebbia dove l'avete messa? È già sotto il tunnel. Nell'altro tunnel. Ah, eccolo qua. Dove sei? Dove sei? No, è vado... vero che non me le fa reimpostare qua le forche, me le reimposta al... Quale fa reimpostare qua? Iron. Come si fa? No, i mezzi te li reimpostava qua quando hai preparato la mappa? No, li ho... Mica li ho reimpostati, li ho portati qua tutti con la follow me. Mamma. Quindi niente, mi tocca andare allo store, ragazzi. Prova a ripristinarli. Fai una prova. Tanto il resto so che li passa allo shop. Sì. Ed è stato uno shock per me. Anche per me. Mamma mia. Bestia che era altro adesso. Allora, vediamo, dai, proviamo. Druido, passo con il ranghinatore. Ok, io te l'ho posteggiato qua in alto. Sì, allora, sì, io l'ho addocchiato da laggiù. Lo rimposta, raga, lo rimposta. Bene. Ottimo. Non le vedo comunque speravo che con qualche nuova patch risolvessero il problema. Nel senso che sulla Gold Crest mettessero cioè il rimposto dentro alla farm. Mm. E invece no.
cioè speravo che cambiassero. Anche io invece... ci speravo comunque. Vabbè. Pieno di gente che continuava a farsi fare la consegna dei mezzi in azienda gratuita. Si sono accorti che stavano andando in perdita. E allora hanno stabilito che non va più bene. Beh, ma alla fine ti compro un mezzo nuovo, devi anche portarmelo a casa, cioè. Che miseria. Tutto dipende dagli accordi. Anche il cappellino. Esatto. Se paghi. Sì, con tutti i soldi che gli lasci, porca miseria, me lo porti a casa. Direi proprio di sì. Ma comunque lo tira, 14 orari li fa. È buono. Vabbè, allora a posto. Ah, sì. Ma sta falciatrice sembra elettrica, fa un rumore strano. L'ho usata io prima, sarà quella difettosa. Quella trainata. Gli ha fatto sparire tutti i cuscinetti, li ha distrutti. No, comunque ragazzi, non è vero che l'ha rimposta in farm. Era una bugia. L'ha rimposta allo shop? Sì. Beh, da un lato io l'ho trovato anche positivo. Quando dovete riempire la seminatrice, comprate i pallet, rimpostate tutto e siete a posto. Vabbè, quello anche vero. Non lo sapevo questo. Cioè, se reimposti è già la seminatrice carica? No. Te la porta allo store e dopo te la riempi subito lì. Non devi portarti i pallet a casa? Esatto. Io invece ho risolto, mi sono messo in posizionabile. Beh, sì, anche. Ma io invece penso che per un po' farò avanti e indietro con i bancaletti e farò un po' di... Finché ho poca necessità farò un po' di realismo, poi... Io invece ho aggiunto la mod dei sacchi, quelli da caricare a mano. Carina. Ah, bella, sì, quella è bella. Mi è piaciuta. Sì, però, cavolo, cos'è? 100 litri a sacchetto? Sì, è un casino, Finché... finché ho ancora la seminatrice piccola me la tengo, poi dopo... Dovrò ingegnarmi in un altro modo. Anche per usare un po' di più il pick up, che altrimenti. Ah, io l'ho venduto, via. Comunque vi do un consiglio: non reimpostate mai i carri quando sono pieni. Sì. Ah, sì, è vero. Porca miseria, che fregata. Però se ne ribalti uno, poi. Cioè, che cosa fai? Lo drizzi magari con qualche botta o un caricatore frontale. E se no, se lo reimposti, si rimposta a vuoto. Diciamo che nella realtà, se tu ribalti un carro, hai in poche effetti. Chance di rivederlo pieno. In effetti. Vabbè, sì. Quindi. Vabbè, nella realtà, ok, d'accordo, però. Sì, sì. C'è in farming, se non riesci a tirarlo su, è un casino. Sì. Dai, che abbiamo quasi finito questo campetto. Quasi finito. Siamo quasi a metà. Comunque è bello questo ranghinatore, è il più piccolo. No, quello lì è l'intermedio. Ah già, il più piccolo è quello monorotore. Pottinger, sì. Allora, vediamo un po' dove siete, così vengo a prendere i balloni. Siamo... Vieni Alex, vieni. Tipo al 18, arrivo. Sopra il quello campo 18. Quello che ha deluso un po' è il voltafieno, quello che ha deluso. Nel senso che c'è il voltafieno piccolo da 6 metri. Gli altri due sono praticamente uguali. Come metri. Uno è tipo, adesso non mi ricordo, mi sembra che uno è 14, l'altro 14 e mezzo, o 12 e 12 e mezzo, insomma. Invece avrei preferito alla grande, che so, un 6, un 9, un 12, ecco, per dire. Tutti a vedere ranghinatore, se... No, lontano, cioè si guarda bene da... eccolo là. No, ma è più pericoloso lui adesso perché c'ha il caricatore. State attenti, ti alza il trattore dopo. State facendo legna adesso o state caricando balle? Cosa state facendo? No, stiamo... Nessuno di ragione. Due. Siete già partiti a imballare? No. Stiamo fienaggiando. Adesso faccio anch'io, così vado a rompere le scatole in giro, vado a fare un giro. Vediamo. Dov'è Sargentaglia? Io dovrei farcela comunque con questo trattore a tirarla. Sì, 70 cavalli. Vieni Iron, vieni. Arrivo. Porca miseria, non sono mai riuscito a saltare un fiume come ho fatto adesso. Comunque sto campo non è piccolo. No, proprio no. Io porto a imballare, ragazzi.
Ma non dovevi raccogliere le balle tu? Eh sì, ma se non le facciamo le balle. Perché ballo io e tu raccogli? Va bene. Dai. C'hai un altro trattore là o sei già a posto? No, ce l'ho il trattore. Quello per caricare? Ce l'ho. Ok, ve lo lascio qua al Deus. Creed qua che ha finito praticamente. Più o meno sì. Se riesco a accenderlo, ok. È arrivato che druido gira e basta, perché vedo che ha finito. No, io sto andando nell'altro campo. Ah, ok. Agro, qual è che hai falciato? Qua vicino al 18. Ok, allora aspetta che tanto schiacciamo Iron. Sto falciando, scusa. Ormai. Prego. Aspetta che non mi vedo più manco io dove sono nella mappa, ok. Red, quando sei pronto dimmelo. Sono qua, sto ecco. Arrivando. Ah, aspetta, che io non l'ho mai vista funzionare sta faccia 3, fa vedere. Questa è bella perché carro, ti fa... Carro ti fa... giù, sulla strada. Ma c'è un trattore? No, l'ho portato io. Allora aspetta, vado. E qui dove ci sono io il carro? Trattore. Che bello. No, ma stai, lascia così, intanto me lo porto io avanti e indietro. Sì, ok, ma per imballare mi servirà un trattore. Ah, tu non ce l'hai. Ero venuto a piedi. Ma se, cosa fai? Però chiama anche questo. Oh, Iron, sta rubando i soldi, questo qua. Non sta lavorando. Poi lo bacchettiamo, poi. Senti che va su di giro il trattore, bello sta cosa. Ma sai che pensavo che ti facesse una specie di andana sta facciatrice qua? Che vedevo queste due alette dietro. Ma più o meno sì, perché... Un po', diciamo che sì. ti limita che non vada troppo sparso, ecco. Mm-hmm. Bella, non avevo mai visto andare. No, quella veramente grande, grande new entry. Sì, sono veramente. Contento. E poi la marca è una New Holland. È una New Holland, sì, sì. Ma avevo letto un paio di articoli, ho letto che in Australia e America vanno tanto con queste falciatrici New Holland per la fianagione. Dai. Sì, sì. Da noi in Italia... Una roba del genere. Se ne vedono veramente poco. Penso sia addirittura troppo larga per girare su strada. Dovresti portarla, cos'è la crona? Mi pare che quella che si gira la porti tipo rimorchietto. Tac. Ok, ti lascio qua l'imballatrice. Yes. E io mi organizzo. Oh, ma il druido è concentrato, ok, non parla. Tac. Io sto dando il meglio di me. Sta cercando di evitare tutti gli alberi, per quello che è concentratissimo. Esatto. Proprio. C'ha la materia grigia che ormai è più nera che grigia, perché si è bruciato da quanto ho sta. Ho l'intenzione di andarmi a prendere una motosega e tirarli giù tutti. Però no, dai. Beh, ma pensa come... all'ambiente, dai. Esatto. Come prima puntata, meglio di no, sennò roviniamo il paesaggio. Esatto. Vabbè, che Red è un po' d'accordo, perché il suo motto tagliare è sempre. Vabbè, tagliamo giù tutto. Più anche Alex, che poi diciamo che nella mia serie di motosega gli ho fatto odiare gli alberi nella mia serie, quindi porca miseria. Venite nella mia, poi mi dite se ne volete vedere ancora alberi in giro. Ah, che bello caricare i palloni. Ci raduniamo un attimo. Ci raduniamo? Yes. Ok. Siamo come gli alpini. Vai. Adunata. Ok, allora metto e mi giù ricordo qua. Dove passare, però. Io vado in farm. Poi continuiamo la prossima volta. Penso che questo campo qua è pieno di slalom. In mezzo alle piante. Sì, è un campo abbastanza difficile. Un'ora e mezza che sto facendo manovra, magari ce la posso fare. Ok. Allora, in farm, non so se voi siete già arrivati. Sì, io sono già qua. No, sto arrivando. Ok. Io seguo te. Ma i trattori lasciamo là, ok? Io direi di lasciarli lì, così ci ricordiamo. Ah, okay. Messa per la io ormai prossima sono volta. Già in farm, caspita.
Cavoli, se beve il trattore, però. Sono già andati 40 litri, quasi. Vabbè, tanto paga Iron, dai. Ah. Sì, sì, tanto... tanto non siete stipendiati, quindi... così. Buono. Ne so qualcosa. Faccio che... Veste. No, ma non sai che c'è il 15 all'ora qua, cioè non so... Druido, ci sei? Sì, io sono già in farm, ho lasciato posteggiato il trattore là in campo. Ah, ok, no, infatti ti vedo sul trattore. Ma effettivamente io in farm non ti vedo, credo che sia un bug. Infatti anch'io. Sì, si è buggato. Prova, non so, sali sulla trincea, vediamo. Ti sei buggato. Sono buggato, aspetta, salgo sul Massive Ferguson, qua davanti ad Agro. Ah, ecco, adesso ti vedo. Ok. Vedi, tu fai da cattivo e vieni punito. Vedi? Esatto, ben ti sta. Dove sei? Dove sei, Alex? Alex, ma... è qua? Io sono qua. Ma io ti vedo fermo lì sul trattore. Anch'io. Allora mi sono buggato. È buggato di nuovo. Io invece sono dietro di te, Alex. Tu non mi vedi, attento, ma io sono attento. Dietro di te. Tu gli stai molto attento. No, è arrivato. È arrivato anche Creed. Parcheggiamolo qua. Oh, chi manca? Siamo tutti? Dovremmo esserci tutti. Esserci tutti, sì. Io non vedo. Aspettate, Red dov'è? Che mi sa che... È Red, io non lo vedo. Io lo vedo tipo al 18. No, sono buggato anch'io. Dai, sulla sì. Trincia, dai. Così che miseria. Sei buggato anche tu? Eccolo qua. No, ecco. A posto. Mi sembrava di vedere un nome in meno. Vabbè, io non vedo neanche Iron. Ah, no, non mi vedi? No. Neanche io, è vero? Neanche io. Aspetta, Tu Iron sei dov'è? A capo 23, sei. Ok. Ma io non lo vedo da nessuna parte, proprio. È dietro di te. Ah, ok. No! Ah, eccolo. Facciamo il Destruction Derby adesso con... Dai! Mollami! Ok. Mi sa che Druido ha la meglio con la pala. Fa riconoscere te, Druido. Io? Sì, subito. Sì. Oh, volevo provare la potenza di... Aspetta che salgo di... sulla... Ecco, sono dentro? Vai, sì. Aspetta che ti alzo. Ok. Non riesci. Non riesco. È preso veramente. Troppo, sai. Vedi, Creed. Guarda, è vero. Che roba? Ammazza, oh, ma... Guarda, metti tesi, oh, Creed. Mettiti a dietro. C'è la palla gommata che si... Prova a risalire. Prova. La palla gommata che si alzava il culo. Adesso si alza. Adesso no. Adesso no. Guarda. Oh, mamma mia. Oh, ma cosa ti danno piombo da mangiare? A volte sì. Dieta, va. Perché miseria. Babu. Vabbè, ragazzi. Vedete che la prima puntatina l'abbiamo fatta. Siamo stati tutti molto seri. Esatto. Tantissimo. E boh, adesso boh, noi chiudiamo qua la puntatina, dopo facciamo due parole, anche perché dobbiamo stabilire quando rigiocare, visto che praticamente tra poco è Natale. Sì, guarda. Aspettate, loro hanno fatto già l'albero di Natale. Guardate i capolavori di Druido, eh? Mamma mia. Si apre condotto? Giusto. Guarda. Vai. Prova a toglierti, secondo me stai in piedi, eh? Ti accoppiate, ragazzi. Mamma mia, mi sto trascinando sulla cattiva strada. Niente, non riesco a alzarlo. Guarda. Ma comunque mi sa che se ti togli la treccia rimane. No, oh, sta scoppiando la gomma del Manitou. Guarda la gomma di sinistra. Cioè, è perfetto. Con l'anteriore, fermo così. Guarda. Guarda che ecco, boh. Questa sarà la screen di presentazione per. Esatto. Vabbè, niente, lasciamo lì, mandi tu. Che dire, ragazzi? Alla prossima, ci vediamo al secondo episodio. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao a tutti, ragazzi.